Benvenuti, mi chiamo Romina Gobbo e sono una giornalista che si occupa di Medio Oriente. Viaggiando però per il Medio Oriente, per i paesi arabi, mi sono resa conto che non era possibile continuare a fare questo mestiere senza conoscere la cultura di quei posti e soprattutto senza conoscere l'Islam, perché chiaramente in quei paesi l'Islam è la religione dominante. Ma l'Islam è anche la religione da noi ormai, no? Molte comunità islamiche sono in Italia, sono in Europa, e allora vale la pena di cominciare a conoscerlo. Quello che passa nei media è un'immagine sempre negativa. Appena si sente parlare di Islam c'è una sollevazione. Io invece vorrei provare a dare un'immagine diversa, una narrazione diversa, perché l'Islam non è questa cosa che noi conosciamo in maniera estremamente superficiale. Lo faccio già, lo faccio nelle conferenze, lo faccio nelle scuole con i ragazzi, ma adesso vorrei farlo con un ciclo di trasmissioni che si chiameranno Lika ul Asdika, un incontro fra amici, perché io non ho niente da insegnare, ho soltanto voglia di farvi conoscere, di farvi approfondire, di creare in voi una certa curiosità. E allora andiamo a cominciare. Marhaba bik, al-yawm natakallamu an saum. E adesso cominciamo a parlare in italiano. Correva l'anno 612, il nono mese del calendario lunare musulmano, quando in una delle ultime notti del mese, la notte chiamata Laylat ul Qadr, tradotta per lo più con notte del destino, ma qualche volta anche con notte del valore, bene, quella notte lì un uomo, Muhammad ibn Abd al-Muttalib, della tribù del Quraysh della Mecca, si era ritirato in meditazione in una grotta del monte Hira, nelle vicinanze della città della Mecca. Egli vide una figura umana che gli disse: «Leggi». Muhammad, pace e benedizioni su di lui, rispose: «Ma io non so leggere». Ma quella figura lo strinse a sé e ripeté: «Leggi». Allora fu la stessa creatura a recitare i primi 5 versetti della sura Al-Alaq, l'aderenza, affinché, come ebbe a dire poi Muhammad, le parole venissero scolpite nel suo cuore. Sconvolto ed impaurito, Muhammad fuggì dalla grotta e corse giù dalla montagna, ma una voce risuonò nell'oscurità e gli disse: «Muhammad, tu sei il messaggero di Allah e io sono Jibril, Gabriele». Allora Muhammad alzò gli occhi e vide una forma angelica riempire tutto l'orizzonte. Inizia così la rivelazione del Corano, che discende interamente nel cuore del profeta. Dopo, fino alla sua morte, Muhammad esplicitava verbalmente i singoli versetti a quanti lo ascoltavano, perché il Corano non l'ha scritto lui, è un testo che viene scritto poi a posteriori. Questo nono mese del calendario lunare è il mese di Ramadan, a noi più conosciuto come il mese durante il quale i musulmani digiunano. Ramadan è un termine che ormai ce l'abbiamo nell'orecchio. In arabo si traduce con saum. Sicuramente a molti di noi sarà capitato di essere invitati da qualche vicino di casa a condividere la cena della rottura del digiuno. La presenza dei musulmani tra di noi ormai ci ha reso tutto questo consueto, ma in verità il digiuno è connaturato anche all'ebraismo e al cristianesimo, soltanto che noi cristiani d'Occidente abbiamo un pochino perso questa tradizione, no? Come se non riuscissimo a credere che il rapporto dell'uomo con il cibo è anche questo un luogo di esperienza spirituale. Pensando al Ramadan ci viene subito in mente che dall'alba al tramonto i musulmani non mangiano e non bevono. In passato ho frequentato un master sull'Islam e devo dire che quando vedevo i miei colleghi marocchini entrare nel digiuno provavo per loro una sorta di empatia, perché mi rendevo conto di quanto questo possa essere faticoso, soprattutto perché da un po' di anni ormai il Ramadan cade nei mesi estivi, quindi nei mesi caldi. Un anno mi è capitato anche di essere in Palestina e di condividere con gli amici palestinesi la loro fatica in un posto dove veramente c'era un caldo pazzesco. Bene, tutto questo ormai lo sappiamo. Quello che invece non sappiamo, o che sappiamo poco, è il significato profondo del digiunare. Il mese di Ramadan quest'anno è iniziato il 6 di giugno e terminerà il 4 luglio ed è sicuramente il mese più sacro per i musulmani. È un mese di benedizione
e di misericordia. È un mese quando si intensifica la preghiera, dalla mattina quando ci si alza alla sera dopo il tramonto, quando si ringrazia. Ma preghiera e meditazione non solo l'unici elementi, perché c'è anche l'autodisciplina. Il musulmano in questo mese deve veramente riuscire a non essere aggressivo, a non essere adirato, a perdonare se qualche persona gli fa uno sgarbo, in maniera di essere in pace con se stessi e in pace con gli altri. C'è proprio uno sforzo maggiore nel controllo di se stessi, perché è un combattere contro il male. E in questa situazione di grande purificazione, di grande serenità, di pace con se stessi, ci si accosta maggiormente a Dio. Il digiuno è un obbligo per tutti i musulmani e le musulmane praticanti, adulti e sani. Pensate, sono quasi 2 miliardi in tutto il mondo. Nel mese di Ramadan, dall'alba al tramonto, non possono mangiare, bere, fumare, ma dal digiuno sono esentati i minorenni, i vecchi, i malati cronici, le donne che allattano oppure che sono in gravidanza. Quando tramonta il sole, il digiuno viene rotto. La tradizione dice che si debba mangiare un dattero, perché così faceva il profeta Muhammad, ma io penso anche perché il dattero è un frutto molto calorico e si trasforma subito in energia, e allora è un toccasana per chi è provato da una giornata senza cibo e senza bevande. Dopo il tramonto c'è il pasto serale, un pasto leggero, al-iftar. Il periodo dell'anno in cui si celebra il Ramadan è lo stesso in tutto il mondo e dura 30 giorni, ma dipende dalle fasi lunari, per cui ogni anno inizia 11 giorni prima dell'anno precedente. Alla fine del mese si festeggia con l'Eid al-Fitr. Il Ramadan è gioia, perché è un momento di condivisione. Infatti è usanza dei musulmani invitare i propri vicini, i propri amici per la cena serale, ed è anche un momento di unione con tutti i musulmani del mondo, con i poveri per esempio, perché nel momento in cui noi ci si priva del cibo si pensa anche a chi quel cibo non lo può avere mai. Il digiuno è uno dei 5 pilastri della fede islamica. Poi ci sono la professione di fede, ci sono la preghiera, c'è l'elargizione dell'elemosina e una volta nella vita c'è il pellegrinaggio, ma di questo parleremo nelle prossime puntate. Vi saluto con una curiosità. Nei paesi del Maghreb si beve succo di liquirizia durante il Ramadan, perché alza la pressione sanguigna, perché ovviamente chi sta a digiuno ha valori più bassi del normale. E allora Ramadan Mubarak a tutti gli amici musulmani. L'appuntamento è per la settimana prossima. Salam!